E benvenuti nel futuro di Farming Simulator. Come dico, sono Vito, sono Gazzacato. Oggi siamo qui su Farming Simulator per andare a vedere il futuro di questo gioco, ovvero di Farming Simulator 22, che sarà l'ultima volta che ci giocherò, perché è uscito il trailer di Farming Simulator 25. E eccoci qua, siamo davanti al trailer, che sono veramente curioso di vederlo insieme a voi per questa prima volta. Rated E for everyone. Cinematic trailer. Quindi sarà in inglese il video, come sempre. E questo ovviamente non è un gameplay. Ok. Mappa molto strana. Tipo Africa, cosa del genere. Bello. Sometimes it's about being at the right place at the right time. Riso. Cosa è? Macchine per avere il riso. Mamma mia. Bella sta mappa. Macchina per piantare il riso. Che figo. Sì, beh, voglio piantare il riso con questo macchinario, raga. Telefono per le foto. Che hanno messo magari il meteo che danneggia raccolto. Probabile. Non lo so. Bello il gaze. La pompa per dare, per riempire le lisaie, giusto? Giusto, giusto, giusto. Can help you see yourself and the world in all new ways. Aprilia. Dico avere dei veicoli in più. Ok, qua vabbè, solito bello però. Ma che bello. Ok, con il gameplay però figo. Farming Simulator 25. Fece quel trailer? No, non fece quel trailer. Ok, il riso. È buono il riso, sempre buono il riso. Hey, this is pretty good. Infatti è buono. Is it missing something? Ma che bella gallina. Farming Simulator 25. Disponibile il 12 novembre. 9.25, è strano. E è in preordine, giustamente. E forse in descrizione ci lascio tutti i link per anche andarlo a preordinare. E finalmente mi sa che c'è un cambio di generazione. Perché non è più per PS4, ma da PS5, quindi nuova generazione di console. Ovviamente per PC e anche per Mac, però. È arrivata l'ora comunque di cambiare i graphics, che finalmente un nuovo Farming l'avremo una grafica più realistica sicuramente. E adesso andiamo a vedere altre cosettine magari sul blog, vediamo. Potete, io sono tutto in anteprima, infatti questo video esce proprio mezz'ora dopo il trailer e quindi ho tutte le cose fatte in anteprima. Allora, ci sarà sempre il Caesar Passo. Allora, innovazione nei macchinari, nuove performance sulle pianure, sulle praterie e tipo delle stelle che si illuminano. In più c'è anche una nuova mappa sul Season Pass. Ok, staremo a vedere cosa succederà. Quindi la Collector Edition troviamo il Collector Box, che sicuramente contenerà la USB, Like It Look, ovvero un dispositivo che, come la 22 era la lampeggiante, sarà per accendere il veicolo proprio fisicamente, che ci sta. Ovviamente il gioco, il DVD, tutta la parte del modding, gli sticker, il portachiavi, molto figo. Questo qua lo vorrei pure io, bellissimo. Giftatemelo questo, lo voglio, lo desidero. E da due a poster, poster, vedete. New Holland, c'era un Gold Edition. Questa è un'idea, forse qualcosa per costruire. E questa è l'immagine, penso, presentativa del gioco. 25 con il class, giustamente, verde, verde chiaro, verde chiaro. Bella, bella, faccio vedere in completa. Guardate che figata, vedete anche l'ora in basso che ora sto registrando poi live fatta su Twitch. Vado subito a registrare per... Quindi lasciate anche se un'iscrizione e un mi piace, perché vi sto portando questo contenuto in anteprima appena dopo la live fatta su Twitch. In anteprima pure questa immagine di Farming Simulator 25, che sembra proprio uno screenshot. Andando qua vediamo un Fender 720
28? 7 e 28, sì. Con una seminatrice che coltiva e semina nello stesso momento. Questa dovrebbe essere la grafica, non lo so. Non so se è migliorata, sicuramente è migliorata, però... Sono le immagini prendere con le pinze questa. Qui abbiamo un'altra. E questa sembra molto fatta meglio. Mi sa che la grafica è veramente migliorata. Guardate qui anche di dietro. Che bello che è fatto bene. Quando immagini prendere con le pinze. Comunque questa qui è una 23 bella case AF11. E penso che sta raccogliendo boh, o frumento sembra orzo qualcosa del genere. E qua abbiamo uno scorso sicuramente di una mappa che sembra ambientata. Non lo so. Questa foschia. Qua in primo piano abbiamo il nuovo class. Mamma mia. Bestiolona. Bello bello. Però sì, se è questa la grafica, non penso. Non credo che sia così realistica. Ok, immaginiamo che lo mettiamo dentro questo di base. Quello che attualmente è un DLC. Quindi per una facciatrice della McDonald's. Bello. Stavo per chiudere l'immagine invece, guardate qua. Cos'è? Un macchinario? Ok, qua in primo piano abbiamo anche il macchinario per piantare il riso. Ed è un iseki giapponese. Che tipo è, mi sembra molto... giapponese. Questo deve essere il blog che è uscito anche appunto nel sito del Farming Simulator, c'è anche il blog, questo è quello appena prima che si mandano, quindi si è confermato il novembre, un martedì 12 novembre, ok, farm in Asia, oh, non lo so, non danno altre cose. In ogni caso raga, questo appunto è quanto, porterò altri video magari di aggiornamento sul nuovo farm che uscirà appunto il 12 novembre e nulla, da me è tutto, vi lascio con un altro video che si trova e la mappa Emilia completa, e di qua invece i tasti per iscrivervi, quindi nulla, vi aspetto, bella!